Volevo soltanto chiederle un buongiorno avvocato, un ricordo del presidente della Roma, Dino Viola. Beh, devo dire, per i tifosi della Roma è stato un grandissimo presidente, è stato certo il migliore che hanno avuto dopo la guerra, un uomo che si intendeva di calcio e che aveva dedicato tutta la sua vita alla Roma. Grazie. Una gara d'attacco determinata e continua non è stata sufficiente alla Juventus per evitare la sconfitta contro il Genoa. La squadra bianconera ha avuto il merito di assumere costantemente l'iniziativa del gioco, ma non ha mai saputo sfoderare l'imprevedibilità necessaria per superare la diga alzata da Braglia, Signorini, Torrente e Caricola. La squadra di Bagnoli si è affidata ad una retroguardia a zona dalle maglie strette e impermeabili e, almeno nel primo tempo, non ha mai rinunciato al gioco di rimessa, lineare e pericoloso. La rete decisiva di Scuravi è stata favorita da una clamorosa incertezza della difesa bianconera, che per l'ennesima volta, oltre a responsabilità proprie, ha accusato la scarsa protezione del resto del complesso. L'ultimo episodio del primo tempo ha confermato la grande domenica del portiere Braglia. Totò, muoversi di più! Nella ripresa, Totò Schillaci ha cercato di rispondere alle aspettative di Mayfredi, ma in una partita sempre più simile ad un assedio, è stato tremendamente difficile per i padroni di casa pervenire al tiro a rete. Il tecnico bianconero ha tenuto fede al suo piglio spregiudicato e ha mandato in campo con Alessio e Di Canio sei uomini dalle caratteristiche offensive. La pressione della Juventus è diventata schiacciante, ma è anche aumentato l'intasamento degli spazi destinati a Schillaci e Casiraghi, tanto che forse sarebbero state necessarie le targhe alterne per smaltire il mega traffico nella presidiatissima area ligure. Deluso, avvocato? Beh, è andato tutto male, no? È anche difficile giocare su questi campi, è difficile giocare con una squadra che si difende così. Direi che in Italia c'è molti giocatori di classe e dei campi pessimi. Noi stiamo sempre a penalizzare i nostri giocatori. Mi sembra che Schillaci è stato maltrattato dall'inizio alla fine. Si è in pratica liberato dalla marcatura agitando un braccio. Questo guardalinea zelante, che probabilmente era in attesa di queste cose, ha evidenziato subito la cosa. Secondo me infastidendo anche l'arbitro. Per la serie La Piovra, Simone Braglia, grande protagonista da Torino, perché ha allungato i suoi tentacoli un po' dappertutto? Qual è stata la parata più difficile? Ma la parata più difficile non so quale sia stata, se l'intervento su Baggio nel primo tempo in uscita o l'intervento su Schillaci nel secondo tempo. Comunque metterei tutte e due, sono state due parate che ci hanno permesso di portare in porto un risultato, un ottimo risultato su un campo difficilissimo quale la Juve.